My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 In casa Renault, Formolini Longhi, mamma mia, qui abbiamo un giovane, anzi in questo caso è un anziano, un grande pilota quale Piero Longhi, che però domani farà il navigatore a un giovanissimo pilota che viene dal piccolo Tibet, ovvero da Livigno, dal paese della neve. Piero, allora, in veste di navigatore, mamma mia, che stranezza! Sì, adesso no, perché lui non può guidare, quindi devo per forza guidare io il trasferimento, però domani sono di fianco. Ecco, diciamo anche l'età di questo giovanissimo pilota livignasco, sono solo 16 anni, e dovrebbe essere il pilota o uno dei piloti più giovani in assoluto. Papà Oliviero sarà qui a Franciacorta a tifare per te? Ma allora è lui che ha fatto la danza della pioggia, perché sa che sei forte sul bagnato. Piero, allora, battezzi un giovanissimo. No, guarda, oggi è andato molto bene, quello che sono contento che ascolta, non è entrato dentro a dire spacco tutto, invece è andato per gradi, quindi logicamente domani pioverà, quindi non sarà sicuramente molto semplice, perché anche se sono i fondi scivolosi che lui predilige, però sicuramente bisogna partire calmi e poi pian piano progredire. Bene, ci sentiamo domani ragazzi, bocca al lupo alla coppia Longhi e Formolini con il due volte campione italiano Piero Longhi. Church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Attenzione, sinistra 4, 30, destra 2, ricordati, da dalle gomme. Giù tutto dopo, hai capito? Attenzione che lascia qualche problema. 80, attenzione, adesso vai. Aspetta, accelerare l'uscita. Sei sulla terra. 30, sinistra 2. Non dar tanto sterzo, non dar tanto via. Vai. 30, attenzione, dosso. Per destra 2. Pino, via.
Tornante sinistro per tornante destro. Piano, piano, non girare lo sterzo. Non troppo, non farlo, lento. Cazzo, proprio. Chicane, 60 chicane. Vai sul gas. 60 destra 2 per sinistra 2. Molta attenzione, dosso giù, destra 2. Qui, ecco il gas, e tornante sinistro. Allora 39 e posto, terra nuova. Interno destra 3 meno, stringi per sinistra 3, lascia la scivolare fuori, 30 destra sinistra 2. Sì, è la mia prima esperienza, il mio primo rally, è andato, dai, sta andando piuttosto bene, abbiamo l'ultima prova da fare, la side by side, e è una guida, io vengo da una guida su ghiaccio, su neve ghiaccio, abbiamo appena finito di correre con una Fiesta R5, il campionato neve ghiaccio a Livigno, al ghiacciodromo,
e abbiamo fatto secondi assoluti. Questa è la mia prima esperienza sull'asfalto, purtroppo abbiamo le condizioni meteo, ecco, ci hanno reso la vita più dura, però dai, piano piano stiamo lentamente migliorando. Guarda, il ragazzo si è comportato molto bene, perché le condizioni sono state difficilissime e quindi già non fare errori è già un risultato, diciamo, eccezionale. Per il resto, come ha detto lui, logicamente arrivando da delle condizioni di neve e ghiaccio, cioè di condizioni diverse, qui invece la guida su asfalto, anche se c'è stata la pioggia, è veramente un'altra cosa, quindi ha fatto pochi test, quindi ha dovuto un po' prenderci la mano. È stato molto bravo, perché non è entrato, non ha voluto subito strafare, anzi ha cercato di imparare, piano piano ha preso il ritmo, però ecco, in effetti oggi ci sono stati tanti incidenti, tanti ritiri, questo fa capire come è stato difficile questo rally. Speriamo che questa sia per lui la prima esperienza, c'ha 16 anni, quindi un'età incredibile. Io purtroppo, quando ho iniziato a correre, ne avevo già 20, quindi ha 4-5 anni di esperienza, dopodiché quindi può fare ancora qualche gara in circuito per poi vedere se sono rose fioriranno. Speriamo. Ringraziamo per i consigli molto preziosi di Piero Longhi di questa giornata e della sua pazienza nei miei confronti e della Twister Course, che mi ha proposto una macchina perfetta. E allora, signori, scusate, abbiamo niente meno che le due volte campione italiano di rally, Piero Longhi, eccolo qui, con il giovane Borbolini. Ragazzi, attenzione, l'emozione del podio, giorno a questi brutti sketch, premio. Ragazzi, però una foto la dobbiamo fare per forza, non vuole starsene ferma la vettura, è abituata ad andare sempre. Però ragazzi, dicevo, una foto con Piero Longhi e con il giovane Borbolini sicuramente bisogna farla, anche perché questo signore è il campione italiano di Formula 2 e tutto sommato dobbiamo dire che grazie a Piero Longhi il giovane Borbolini sta muovendo i suoi primi passi in pista dopo averlo fatto perfettamente in occasione della prova di campionato di Ice Series proprio sulla pista di Livigno. Grazie e complimenti alla vettura, ai piloti della vettura numero 53, che dovranno fare il riordine e poi tornarsene direttamente anche loro in Franciacorta sul circuito.